Buongiorno a tutti da Sanni. Oggi vi leggo un sacco di commenti che via via mi hanno scritto sotto i miei video. Alcuni sono commenti positivi, alcuni naturalmente sono dei commenti demenziali che lasciano il tempo che trovano. Comunque, quando uno si mette su una piattaforma mediatica come YouTube c'è da immaginarsi che che prima o poi appunto riceverà commenti anche negativi e critiche, account falsi, eccetera. Vabbè, questo lo dovevo mettere in conto quando ho aperto il canale e quindi e bisogna avere pazienza e sopportare tutti e bella è fatta finita, come si dice. Allora, adesso comincio con i commenti di Lusinga, quindi comincio con delle note positive che sì, mi lusingano anche se sono alcuni un po' particolari e vediamoli. Allora, non citerò gli account e il nome, anche perché sono quasi tutti account falsi, che non hanno né foto, non hanno niente e non si sa neanche chi c'è dietro, perché si nascondano e a volte li cambiano anche, e quindi, e poi anche per privacy non voglio citare il nickname. Allora, cominciamo appunto con i commenti lusinghieri. Complimenti, sempre bellissima. Ecco, questo è un classico commento che fa naturalmente sempre piacere perché, vabbè, una persona che ti loda e che ti dice che sei bella, vabbè, per una donna è un complimento naturalmente tra i migliori. Per cominciare, diciamo, con ottimismo. Poi un altro commenti. Bella figliola, vive in un mondo tutto suo, può essere vero, però onirico e immaginario. Sì, diciamo che è proprio lo scopo del mio canale, andare al di là appunto del cancello, vedere un mondo diverso dal solito mondo che vedano gli altri e vedere un mondo appunto fatto di immaginazione, di fantasia e vedere al di là appunto sì, e quindi della mera apparenza, al di là c'è un altro mondo che è difficile da scoprire, però esiste e quindi diciamo che può essere vero, è un mondo mio che mi serve anche nei momenti di difficoltà, rifugiarmi in questo mondo, perché se guardo il mondo come lo vedono gli occhi degli uomini, non sarebbe difficile avere ottimismo, andare avanti, ecco. Quindi poi sono del cancro, sono romantica, quindi diciamo ci ha visto abbastanza bene. Poi, oh mia regina Sanni, non sei anziana, meno male, c'è chi mi dà di vecchia, diciamo sono di media età. Avresti più fascino con la coda o due trecce di capelli, insomma un po' più selvaggia e genuina. Ma senti, ho provato a farmi la coda, ma ho dei problemi qui di videocamera che niente, vengo meglio in questa maniera e la coda meglio di no. Poi vabbè, non sono più una ragazzina. Sì, potrei un po', vabbè, non è che mi ci metta molto a fare le pettinature. Ho sempre fretta di fare questi video e tre poi le trecce, vabbè, le trecce un po' da ragazzina, insomma. Vabbè, comunque. Poi una volta mi ci proverò a fare una coda, ma mi ci vuole tempo, io ho poca pazienza e va a finire, mi metto sempre la solita pettinatura, come arrabbio, la solita stanza, perché poi non trovo la luce buona, insomma, lasciamo perdere. E quindi per ora faccio così.
E poi vediamo quando ci avrò un minuto un pochino più di pazienza. Allora, poi ci sono i commenti costruttivi. Allora, questo è una persona appunto che fa una, come per dire, che una riflessione, diciamo, una riflessione tra la differenza che intercorre tra gli uomini e le donne. Dice: se dico idiota all'uomo, alla donna si dice puttana. Differenza di pensiero. L'uomo è un imbecille, idiota e coglioni. Cioè, se io voglio offendere un uomo, gli si dice di imbecille e coglione. Dice la donna, oltre a questi complimenti, in genere si becca anche di troia, già, puttana, già, come mi è successo a me. Mi pare che chi ammette questo è un po' confuso. Infatti, se si vuole offendere un uomo, gli si dà di coglione, di demente, gli si dà invece, se si vuole offendere una donna, gli si mette anche il sesso, e le troie, e le puttana, e quindi doppia offesa, no? La donna viene offesa in due modi, l'uomo in un modo solo, la donna di più. A me pare sia innegabile ciò che dico, moderiamo i toni per favore, sì, se sarebbe meglio anche io sono d'accordo, e confrontiamoci sui contenuti. Ottimo, una bella critica, è vero, una bella riflessione. Poi ci sono i commenti un po' ironici, non sono proprio del tutto demenziali, fanno diciamo un po' ridere, mettiamoci a ridere. Ecco. Oh, che carino era Iacchetti da piccolo. Questo è un commento che mi hanno fatto sotto il video di quando faccio vedere la mia infanzia e la mia adolescenza. E così ormai mi paragonano Iacchetti e non si è capito se perché è un grande comico, magari puoi essere come Iacchetti, che faccio ridere, oppure non lo so, per il viso e ci assomigliamo come se fossi la sua sorella, non so se ora assomiglio. E poi Iacchetti non è neanche, vabbè, ora ha una certa età, io magari sono più giovane. Poi non è che sia proprio brutto brutto Iacchetti, che insomma non so, comunque se prendila un bel complimento, ma vabbè, diciamo un bel complimento ironico. Poi Tavor o Xanax? No, non prendo niente di queste sostanze. A me mi basta la mia fantasia, come ho detto prima, quando ho dei momenti brutti. E quindi niente, né mi drogo né prendo questa roba, almeno fino ad ora. Almeno. Poi un altro commento. Dopo lo troviamo qualche maschiaccio che ci consola. Ecco, boh. Che poi detto da un uomo, si vede, si dovrebbe andare e lui a trovare i maschi. Vabbè, lasciamo perdere. Commenti che lasciano un po' il tempo che trovano. Poi, eccola, questa dei YouPorn dovevi evitare. Non ci crede nessuno. Ecco, che poi sono tutti a criticare Matteo Montesi e poi però si divertano a imitare il suo dialetto, e non so se è marchigiano, un dialetto tutto suo. Eccola, questa dei porno dovevi evitare, non ci crede nessuno, per questo te metter dislike. Cioè, assurdo proprio perché se io dico che su YouPorn non ci sono mai andata, è la verità perché sinceramente sono una donna, mi piace più emozionarmi in altre maniere, preferisco guardare un film passionale, romantico, e che queste troiaiate dei pornazzi. Quindi non vedo perché uno mi debba mettere dislike perché non ci crede. Se lo dico vuol dire che è la verità. Cioè, se no davvero va a chiudere questo canale, perché se
Se non ci credete a quello che io dico, io lancio dei messaggi, no? Sui miei video e faccio capire, mettendoci la faccia ed essendo sincera, con i nickname veri, e faccio capire quali sono i miei valori e i miei progetti di vita, sinceri. Se poi uno non ci crede, allora non è, mi dispiace, vuol dire che ho fallito lo scopo del mio canale. Comunque, vabbè. Poi, un altro commento. Cambia questa vita. Ecco, e questo commento è stato di un account naturalmente falso, senza foto, vero, naturalmente, però mi dà l'idea che dietro ci sia un grande youtuber che perdo un po' sempre il tempo ad attaccarmi, a criticarmi in continuazione. Ho questa mia impressione, poi non ho le prove. Comunque, allora, cambia questa videocamera che è tremenda, gracchia ogni volta che alzi la voce, cioè sempre. Ecco, solito carino che mi fa complimenti. E sì, è vero, io ho una voce alta, infatti fortunatamente non c'è bisogno del microfono, ogni tanto in effetti urlo un po'. Questo di cambiare la videocamera, no, è la videocamera del PC e adesso farò in effetti delle prove con il cellulare, però con il cellulare in casa non mi, cioè, è assurdo perché non voglio far vedere tutte le stanze. E non voglio farvi vedere proprio tutta la mia casa, cioè sono cose troppo private. E quindi cambiando appunto la videocamera, usando quella del cellulare, semmai farò delle prove esterne che ora volevo fare, anche se ancora non me ne intendo molto, farò all'inizio saranno degli esperimenti, non so come li farò e vediamo se è meglio inquadrare me con il selfie oppure inquadrare il paesaggio. Lì ancora devo un po' fare le prove con il cellulare. La videocamera non ce l'ho, la Canon non ce l'ho, mi costerebbe troppo, per ora non me la posso permettere di comprare. E poi devo fare la me, non c'è nessuno che mi aiuta a riprendermi, sono messa veramente male. Quindi insomma, vediamo. Poi, ecco. E questo sempre il solito signore, sempre molto carino, a quanto vedo, mi fa altre critiche in altri commenti. Riprendere solo il panorama valorizza il video. Vediamo se vi interessa il panorama invece che me. Una testa di una persona che parla rovina solo un'inquadratura. Grazie, io a regola sono rovina inquadrature, quanto sento. Continua a riprendere paesaggi, continua, non ho mai cominciato. Non c'è niente di più noioso di vedere una testa fissa che parla schiacciata in un monitor quando ci sono innumerevoli fiori e alberi e cieli da vedere. E poi se l'è quel signore lì che anche lui sta fisso dietro a quel mobile, a quella scrivania, mi sembra, a me il modo di parlare, mi sembra lui comunque. Boh, sarebbe veramente un controsenso perché anche lui avrebbe sempre la solita testa schiacciata al mobile. Vabbè, comunque sono tutti account falsi, tanto inutile dire, non vogliono di chi sono, quindi sono tutte ipotesi, chi possa essere. Adesso ci sono dei commenti che a questo punto sono veramente idioti. In cui si cita come al solito il sesso, cioè tutti i salmi vanno a finire in gloria, o addirittura su presunte storie d'amore, perché qui ormai si è scambiato YouTube per Beautiful e basta avere delle amicizie o cercare di avere una collaborazione in qualche modo tra YouTuber, ci legano subito a delle storie d'amore. Bisogna stare attentissimi perché appunto YouTuber amplifica tutto e quando lo dice una persona poi lo dicono tutti, quindi sentite i commenti, eh? Ora ve li leggo. Chissà quanto
quanti giochetti sadomaso fai con quelle maschere, soprattutto col tuo amato anonimo. Ecco, questo era un commento che è stato fatto sotto il video 50 sfumature di maschere. Appunto, lascia il tempo che trova in questo momento, non so neanche cosa dire. Rispetto per la famiglia mia e quella di Donovan Zero, a quanto vedo, perché lui ha famiglia e bambini, qui se ne spara, vabbè. Poi, sempre sotto 50 sfumature di maschere, che hai studiato per fare sto video? Sanni, qualche giorno torno da te a Firenze, torno come se fosse già avvenuto una volta, non si sa chi è, canto falso naturalmente. Qualche giorno torno da te a Firenze come a Natale, ma quando mai è venuto? E te porto a fare gli scambi di coppia in qualche privé o dicono lì vicino a te, Torre del Lago, che poi io sto a Firenze, non è che è vicinissimo, Torre del Lago è più vicino a Viareggio, sulla riviera tirrenica, vabbè. Te devi mettere uguale a sto video però, cioè con la maschera, cioè, vabbè. E anche qui commento idiota, e vabbè, si ride, lasciamo perdere. Poi ho mai fatto scambi di coppia, preferisco io e lui, lui e io. Vabbè, comunque è stata una proposta buttata lì. Poi un altro commento, anche questo demenziale. Ah, dopo Cavararossi e io sono Ano, senza il suffisso Nimo, sono Ano e basta, quindi ecco, l'Ano è la parte, vabbè, intima, si sa, il lato B. Mancavi solo tu, una ninfomane scapestrata. Cioè, qui si comincia appunto con commenti ultrademenziali dove si va sulle offese. E io dovrei essere una ninfomane, veramente sto da sola da mesi senza un uomo, vabbè. A meno fosse vero, insomma, ninfomane scapestrata. Poi altri commenti, solite gentilezze. Che vuoi che cucina questa? Che c'ha da sta su YouTube a ammirare il suo amato anonimo? Rieccoci. E a scrivere commenti deliranti sui canali. Ecco, ma al solito mi legano sempre questa storia d'amore presunta e dicano loro. E vabbè, perché che devo dire? Che siete dementi se mi fate questi commenti. Tanto lasciano il tempo che trovano e senza rispetto per nessuno, come al solito, comunque. Così ora tutti sanno che cosa scrivete. Poi altri commenti. Ma riprenditi da sta cotta e ridaglie! Sembri una ragazzina di 13 anni, sei una donna di poco più di 50 anni, poi ne ho 45, ancora non ne ho 50, comunque. Con figli, pensa a fare la mamma, invece di andare dietro poi, ad un ragazzino, chiamalo ragazzino, 1,95, io sono zingaro, con poco più di 20 anni. Se proprio vuoi un uomo, trovati un tuo coetaneo invece di fare come molte sue coetanee che perdono la testa per dei ragazzini e poi ne soffrono quando vengono usate e poi lasciate per una più giovane. Cioè, io non ho veramente parole, primo perché qui si va dalle bugie, dalle calunnie, cioè io dovrei avere questa storia solamente perché ci siamo conosciuti, ma neanche più di tanto, non era neanche iscritto al mio canale e non eravamo neanche tanto amici, diciamo, cioè per esserci messaggiati
purtroppo davanti a tutti, e qui magari abbiamo sbagliato, allora ci legano e poi danno la colpa solamente a me. Io dovrei essere la vecchia di 50 anni che ha perso la testa per questo ragazzino e poi appunto le ha alto un bel po'. E poi non solo, qui ci sono anche commenti un po' razzisti. Io sono zingaro, detto non si sa come, perché bisogna stare attenti a come si dicano le cose, perché si va a finire appunto sui commenti un po' razzisti, perché se detto in termine a presa di giro non va molto bene, comunque. E poi niente, si va a offendere addirittura tantissime donne, come al solito, danno sempre la colpa a noi donne, che perdiamo la testa, mica ragazzini che ci provano con le donne più vecchie, no no, siamo noi le donne che perdiamo e siamo sceme e perdiamo la testa con questi ragazzini che veniamo usate e poi lasciate. E poi ad ogni modo, anche se fosse vero che tantissime donne adesso ci provano con dei ragazzi un po' più giovani, perché dobbiamo essere offese in questa maniera? Gli uomini e la maggior parte degli uomini, anche di 50 anni, di 40, che gli piace le donne parecchio più giovani, no. Già, l'uomo è un ganzo, vero? Se c'ha la ragazzina. E invece se noi donne, puta caso, io preferisco i miei coetanei, dai 45 ai 50 anni, ecco, devo dire la verità, infatti tra me e mio marito ci voleva 10 anni, io ero 10 anni più giovane, quindi io sono sempre stata invece per gli uomini più grandi della mia età. Ma se, puta caso, delle donne gli piace i ragazzi più giovani, no, le vergogna, ci dicano che siamo matte, siamo illuse. Invece gli uomini, se hanno la ragazzetta, vero, più giovane che io conosco, tanti ci ore anche 20 anni, che lei è più giovane di 20 anni, pare la figliola, uno le ha anche Gigi D'Alessio, no? Lo sappiamo, addirittura il cantante, no? Allora le un ganzo, le macho man, vero? Che è riuscito a far innamorare la ragazzina. Quindi non ho parole, cioè proprio ancora non ci siamo. La donna è qua giù, l'uomo è qua su, noi non valiamo ancora niente e siamo sempre lì, vabbè. Poi sempre i soliti commenti demenziali che hanno continuato, commenti contro commenti, tutto un continuo. Non lo capisci? Questa si è beccata un video dedicato dal suo caro amico Zanna Gialla. Ecco in quanti modi viene etichettato questo ragazzo, dove viene, ripeto, sputtanata per nome e cognome con tanto di illazioni sessuali da un 26enne. E questo è vero, sono stata in malo modo sputtanata, che non lo doveva fare, e qui è stato veramente, posso dire, demenziale avermi fatto quel video e neanche lo leva, quindi questo è vero. Ha due frasi, cioè, e poi dice, ripeto, sputtanata per nome e cognome con tanto di dilazioni sessuali da un 26enne, e si attacca a due frasi tipo derelitta buttata in mezzo ad un discorso di 50 minuti di Cavaradossi. Ma di cosa stiamo parlando? E bla 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 bla. Allora, prima di tutto, sì, è vero, sono stata appunto in malo modo sputtanata, però cioè, non vedo perché continuate ad offendermi. Quindi, dopo il danno, la beffa, non solo sono stata appunto messa al pubblico ludibrio con quel maledetto video, che io ho tentato, non solo io ma anche altri, abbiamo tentato di levarlo e di segnalarlo non so quante volte su YouTube, perché ci guadagna, non ha fatto niente, quindi no comment. E poi ad ogni modo non vedo perché se vengo sputtanata continuate a offendermi, non si sa perché. E poi comunque dice non ti devi attaccare alle offese di Cavaradossi. Beh, comunque anche le offese sono sempre brutte,
Perché anche lui mi ha offeso gravemente, derelitta e non solo, non mi ha detto solo derelitta, mi ha detto anche deficit cognitivo scarso, misera donna, senza orgasmi, lasciamo perdere. Quindi le offese sono sempre brutte. E poi c'è una cosa, perché dite che le offese sessuali sono le peggiori? Allora abbiamo ragione noi cattolici. Che per noi è vero, per noi il sesso è ancora un tabù, nel senso che è un peccato, no? Se non fatto tra marito e moglie, fatto in altre maniere, e quindi le offese più gravi per un cattolico sono anche in effetti queste sessuali. Però allora date ragione ai cattolici. Se dite che le offese più gravi sono di dire troia, puttana, invece che deficit cognitivo scarso, vuol dire date ragione ai cattolici che considerano il sesso ancora un tabù, perché non ci vedrai nulla di male a frequentare delle camme che comunque al giorno d'oggi che abbiamo i social network, che abbiamo le chat, non è che mi sembrava tutto questo scandalo. Cioè, da cattolica sì, però allora siete uguali a cattolici se lo vedete come uno scandalo. Ad ogni modo, le offese o che ti diano di troia o che ti diano di deficit cognitivo scarso, a me mi sembrano sempre delle offese gravi e non vedo perché YouTube dovrebbe permettere che una persona ti offenda tipo latrina e cammina, sei una carne morta, sempre queste offese gravi. Come ho ben detto nell'altro video, è una vergogna veramente YouTube ammetta che ci siano queste offese continue e che la gente ci ride, vedi? Vedi quanti commenti, la gente ci ride. E ecco, poi i commenti più atroci. Ora ve ne leggo uno che non ha veramente dell'umano. Vis, sempre account non lo dico, se no per carità. Visto, inutile parlare con lei, sa solo fare la vittima, bla bla bla, poi dice, dare a me del cavaradossiano, quando lei dice sto con Montesi, io sto con Mister Nichilista, salvo poi dire che è neutrale, la coerenza fatta persona. Che se ne vada a fuoco nel brodo, si è tuffata da sola. Se le cerca con l'anternino, gentilezza cristiana, gentilezza cattolica, eh? Devo andare addirittura a fuoco nel brodo perché guardo due video di Montesi. Addirittura non va bene neanche che guardi Nichilista. Non va bene niente di quello che guardo, viva la libertà, gentilezza, libertà sacrosanta, e meno male l'Italia è un paese democratico, vedo, mi devo gettare nel fuoco perché segue, mi piace Montesi e Nichilista, wow, alla faccia dell'insegnamento che dà YouTube. Vabbè, poi andiamo avanti. Ci sono, ecco, ora andiamo sull'ottimismo. Io voglio premiare il miglior commentatore del mese, e questa volta io faccio un nick famoso perché se lo merita, è Morellic777. Che è anche se lui è più per Cavaradossi, non è tanto per Montesi, ma questo non ci interessano le fazioni. Io vedo un bravissimo youtuber, è molto simpatico, c'ha quella sua parlata pescarese, quindi mi è simpatico, no? E adesso vi cito due commenti che mi ha fatto. Che io li considero, li premio come i migliori commenti del mese. Allora, questo è per fare una battuta comunque, ma questo lo accetto, cioè che le battute si accettano benissimo, no? Ci si ride sopra. Il 15 di agosto, chiusa nell'ascensore, assieme a Cavaradossi,
senza scaldacollo, momenti di pura tensione. Ecco, questo è un commento, vabbè, questo mi ha fatto divertire, me l'ha scritto sotto il video delle paure, e quindi sarebbe una bella storia questa. 15 d'agosto chiusa con Mister Scaldacollo, senza scaldacollo, oh, finalmente vedrai il suo volto. E momenti di pura tensione, se scoprissi, vabbò. E poi ecco il miglior commento: io rinascerò farfallina a primavera, colorata di arancione, e volerò senza timore. Ed è proprio quello che vuole fare la Sunny, vuole continuare a volare con voi, e spero anche nei prati davvero, perché ora è primavera e voglio fare delle esterne. Non lo so che cosa combinerò, però con la cam del cellulare, ma insomma ci provo. L'importante non è vincere, ma partecipare. Ciao alla vostra farfalla Megera Sunny. Ciao, ciao, ciao.